Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Pietro VRN e qui siamo su Farming Simulator 19 nella mappa Colline d'Italia. Ragazzi, finalmente torno nella mappa di Mickey Mapper, ragazzi, 23° episodio della serie. Un episodio che va a coincidere con i nuovi sviluppi della mappa che ha chiaramente aggiunto nuovi contenuti, come sapete ormai tutti ben distintamente. Io che cosa ho fatto, ragazzi? Ho pensato bene di ripristinare un po' la situazione sia economico-finanziaria e sia di tutto ciò che avevo, come un anello di congiunzione con il passato e chiaramente il nuovo salvataggio. Ovviamente ho fatto anche delle piccole modifiche qua e là, ma sostanzialmente ho riportato quasi tutti i mezzi che avevo, ragazzi. Ho snellito un po' però di attrezzature, ho lasciato il pollaio come potete notare. Adesso farò con la Vespa un giro panoramico giusto per mostrarvi un po' la situazione odierna. Ho lasciato la Lenken, il Bredal, insomma le attrezzature che utilizzavo, compresa la seminatrice questa dell'Amazon. Per quanto riguarda le attrezzature classe, ho deciso di voltare pagina un po' per cambiare e ho preso la New Holland 6,90, ragazzi, con relativo lame e carrellino da 6 metri. Ho scelto anche questa imballatrice della New Holland al posto della classe che avevo prima e con cui ci ho fatto praticamente tutta la serie, per intenderci. Poi ho mantenuto chiaramente il 18090 con l'erpice Amazon Castros, il Reaper, il TM. Ho rimesso chiaramente la trincea per fare insilato, il bestiame per come chiaramente lo avevo lasciato. Ho cambiato il carro miscelatore, ho messo sempre un Vertigo però da 180, quindi è il Vertigo un po' più grande come capacità. Ho rimesso le balle che tanto faticosamente avevo diciamo, raccolto, il Pieri, ho messo anche il muletto che mi servirà poi per le produzioni, ragazzi. Poi ho messo anche questa cisternina multiliquido da 8.000 litri e da questa parte invece ho aggiunto, oltre al crosetto che già avevo e al T6, ho aggiunto questo camion Iveco Fiat, ragazzi, con relativo rimorchio. Queste, diciamo, sono le uniche diciamo, attrezzature che vi sono voluto concedere e di riproporre, ragazzi. Ma andiamo avanti. Oltre ai campi 6, 1 e 2, che erano i campi di default, ho ricomprato nuovamente il campo 7, che già avevo chiaramente di default. Ho venduto invece il campo 8, dove avevo, se vi ricordate bene, messo le pecore, e invece ho acquistato il campo 21. Perché, ragazzi, il campo 21? È presto detto, il campo 21 l'ho adibito alla zona delle produzioni, ragazzi, che andrò poi successivamente ad avviare una per una, ragazzi. Quindi ho deciso di diciamo livellare un pochettino questo campo 21, che mi sembrava un campo abbastanza bello e pianeggiante di suo, e ho inserito tutte le produzioni del pack di Mickey Mapper. Quindi ho inserito la fabbrica del pane alla mia sinistra, la produzione del formaggio con il latte, chiaramente la produzione del pellet,
Mentre da questa parte ho inserito chiaramente le due serre. La serra della lattuga alla mia sinistra e a destra chiaramente la serra dei pomodori, ragazzi. Quindi questo sarà l'angolo, il mio angolo, diciamo, il mio angolo industriale, ragazzi, agro-industriale, ecco. Perfetto, io direi di tornare in farm, però prima di tornare in farm, oggi avevo intenzione di occuparmi di avviare almeno una produzione e la mia intenzione è di avviare le serre. Quindi io direi di, dopo che sono sceso dalla Vespa, di cominciare ad avviare la serra del pomodoro. Quindi chiaramente il sistema lo sapete, avviare dal trigger, muovi conferma per creare, diciamo, il magazzino sia della lattuga che del pomodoro. Quindi entrambe le serre, che sono anche comunque delle produzioni perché danno spawn di bancali, chiaramente sono state, diciamo, avviate. Serve necessariamente acqua e concime. E allora io torno in farm perché devo prendere entrambe le cose, ragazzi. Chiaramente, pur avendo il bestiame bovino, chiaramente devo ancora attendere qualche giorno per poter contare sul concime del bestiame che tanto faticosamente avevo avviato e quindi era abbastanza ricco di spawn, ma ora che ho dovuto riavviare tutto devo chiaramente attendere i tempi tecnici, ma ci vorrà poco, ragazzi, non ci vorrà molto tempo. Siccome oggi avevo intenzione comunque di avviare qualcosa, andrò al centro del punto vendita dei biostimolanti ad acquistare principalmente il concime. Nel frattempo, prima che io vado al punto vendita dei biostimolanti, vado a fare un'altra cosa, ragazzi. Prendo un trattore, ragazzi, mi serve il T. Anzi no, il T6, ragazzi. È fatto. Sgancio il rimorchio della Crosetto dal T6 e vado ad agganciare la cisternina d'acqua. Così nel frattempo che io vado al centro, al punto vendita del biostimolante, io vado a riempire anche questa cisternina multiliquido di latte, di acqua, scusate. Ovviamente non basterà per una serra dovrò rabboccare, ma mi sono guardato bene di aggiungere un posizionabile lì all'interno delle produzioni per occuparmi di rabboccare d'acqua. Allora io torno alla guida di questo Iveco 180 19038 e vado a rifornirmi di concime, ragazzi. La scelta di prendere il camion, di acquistare, diciamo, il camion è stata una scelta dettata da un desiderio, perché nelle 22 puntate, diciamo, precedenti non avevo ancora acquistato un camion e avevo, diciamo, da parte quel tesoretto, ragazzi, che avevo diciamo raccolto e conservato gelosamente in attesa di nuovi contenuti e l'ho utilizzato praticamente quasi tutto per
acquistare chiaramente sia il terreno che per piazzare le nuove fabbriche. Ovviamente una parte delle attrezzature o dei campi che avevo prima non ci sono più, per esempio il campo 8, per esempio, perché non mi andrò ad occupare più di quel campo, comprese le pecore. Le pecore non le tratterò più, quindi non vedrete più il recinto del bestiame ovino, ragazzi. Quindi il concime si sta caricando e io faccio un'altra cosa, ragazzi. Mi dirigo nella zona delle produzioni, ragazzi. Oggi, la definirò così, la zona delle produzioni, ragazzi. Quindi vado subito ad aggiungere dell'acqua in una delle due serre, in attesa che il Fiat si carichi del letame necessario. Quanto pare è già caricato, ma io sono già qui pronto per fare questo primo carico d'acqua, ragazzi, quindi così comincio anche a farvi vedere un po', se magari non avete avuto modo di provarle, queste nuove produzioni, ragazzi. E allora, esattamente in questo punto, ragazzi, poi ci sarà lo spawn dei bancali e delle cassettine di prodotto di frutta. In questo caso le cassettine di pomodoro, mentre da quest'altra parte ci sarà lo spawn delle cassettine di lattuga quando avrò chiaramente avviato anche questa produzione, questa serra a mo' di produzione, ragazzi. Ecco, sarebbe il caso di dire così oramai, che di solito le serre davano sempre soldi, ragazzi. Voi versavate concime e acqua, questa volta invece avrete un gameplay più ampio, perché andrete ad occuparvi di veri e propri bancali di frutta che andrete poi a caricare con un muletto su un rimorchio, su un pianale, e andrete poi a rivendere. Quindi questa è, a mio modo di vedere, la grande novità di questo pack di produzioni, al di là poi del fatto che queste produzioni sono state chiaramente riviste rispetto a quelle che siamo soliti vedere abitualmente, sia esteticamente che a livello di dettaglio estetico. Proprio sono completamente diverse queste produzioni. Scusate un attimo, devo controllare una cosa, ragazzi. Quindi abbiamo versato acqua nella serra del pomodoro. Adesso tocca mettere acqua nella serra della lattuga. Perfetto. Quindi io direi di spostarmi adesso con la cisternina e riprendere il camion e quindi tornare dal punto vendita del biostimolante proprio in questa zona, ragazzi. Quindi il camion qui, ragazzi. Perfetto. Chiaramente, ragazzi, per questa volta lo acquisterò il concime, ma successivamente non ce ne sarà bisogno, perché il concime lo avrò direttamente dal bestiame non appena entrerà in
entreranno in attività le mucche, che già chiaramente ho ripristinato all'interno della stalla, ma c'è bisogno sempre di un tempo tecnico di qualche giorno perché entrino in una produzione piuttosto generosa di spawn. Ma è questione di poco tempo, ragazzi, quindi per adesso mi sto organizzando chiaramente in questo modo, poi non ne avrò più motivo. E allora, perché ho scelto, ragazzi, questa zona, questo campo 21? Praticamente perché si trova nei dintorni poco lontano dalla farm, e poi perché era abbastanza pianeggiante di suo, mi piaceva com'era disposto e non era, diciamo, dispersivo, quindi lontano dalla zona della farm. Quindi avrò sempre sott'occhio le produzioni, quindi avevo il desiderio di posizionarle in una zona che mi consentisse di tenerle sempre sotto controllo. E allora io direi di avvicinarmi con il rimorchio e fare questo primo carico di concime. Perfetto, e riempire almeno 20.000 litri di concime, così, più o meno, 20-25.000 litri circa, così. Quest'altri 25.000 litri circa, più o meno, li andrò a scaricare nell'altra. Perfetto, piano piano, vediamo di metterci magari meglio, ma in ogni caso un'altra genialata dei modder è stata quella di fare in modo che i trigger fossero abbastanza ampi, quindi non ci sono problemi di posizionamento. Quindi io direi che a concime e d'acqua ci siamo, quindi direi che possiamo anche tornare in farm. Nel frattempo controllo un po' i valori e quindi tra poco ci sarà lo spawn dei bancali. Allora, io direi di cominciare a fare una cosa, ragazzi, mandare un po' il tempo un pelino veloce, tipo a 15, in modo tale che lo spawn sia un pelino accelerato, giusto per cominciare a vedere qualcosa, ragazzi. E nel frattempo mi dirigo in. E nel frattempo, ripeto, mi dirigo in farm. Poi torneremo di nuovo nella zona delle produzioni. E allora, vado qui nella zona adesso sotto al capannone. A rimettere tutto a posto, chiaramente. Spengo tutto e torno nuovamente nella zona dove ci sono le serre, ragazzi. Ancora non è chiaramente spawnato nulla, ci sono ragazzi sempre dei tempi tecnici, ovviamente, ma vi assicuro che a breve in questo piazzale praticamente verranno spawnati i prodotti della serra, ragazzi. Allora, io direi di fare una cosa nel frattempo. Mettere il tempo a 5 questa volta. E occuparsi di qualcos'altro, ragazzi. Devo fare una cosa. Devo seminare una nuova coltura che mi servirà successivamente per fare dell'insilato. E la nuova coltura in questione che ho intenzione di seminare è la
vabbè, lo faccio con il New Holland, ragazzi. E il mais verde, che è la, la nuova coltura multifruit che hanno inserito nel, nella mappa, e che avevo tanta curiosità di portare, perché trinciando questo mais verde, una volta che il prodotto sarà giunto a maturazione, quindi da non confondere con il mais, quindi vado subito a cambiare chiaramente la tipologia di seme. Ok, green corn, mais verde, ragazzi. Vado a caricare di semi la seminatrice. Chiaramente faccio un unico, un rabocco completo, quindi, e mi dirigo in campo. Ho intenzione di seminare questo campo, questo campo 7, ragazzi. A proposito di campo 7, vi dico anche un'altra cosa. Come potete notare, il nuovo aggiornamento ha reinserito nuovamente alberi e tutto il resto. Una cosa che non ho più aggiunto, chiaramente, è il frutteto, perché non vedo più la necessità di reinserirlo. Quindi, oltre alla mancanza delle pecore per tanti motivi, non ho intenzione di seminare ho intenzione di seminare il mais verde, come sto facendo in questo momento, anche se ho qualche problema. Ecco, ok, sì, adesso ci siamo. No, che succede, ragazzi? E allora, ricapitolando, alziamo. Ah, ecco perché, ragazzi, ora capisco. Dovevo semplicemente attivare la... Perfetto, adesso sì, ci siamo, perfetto. Dovevo attivare la, il motore della seminatrice, e avevo erroneamente selezionato il New Holland, e quindi non mi abbassava la seminatrice. Capita, ragazzi. Comunque, ripeto, in questo campo 7 andrò a fare quindi mais verde per poi andarlo a trinciare per fare successivamente insilato. Come vi spiegavo prima, non farò il non mi occuperò più del frutteto e né delle pecore, quindi le uniche due attività, diciamo, a livello di allevamenti che andrò a fare saranno solamente il mucche e galline, ragazzi. Per il resto, questi nuovi contenuti porteranno chiaramente molta, molta attività e molto gameplay aggiuntivo, e quindi molte attività, e per cui questo non mi preoccupa. Quindi ci sarà tanto, tanto altro lavoro da fare, tante altre aggiunte che, e altre attività di cui mi dovrò occupare. Per quanto riguarda l'argomento della silvicoltura, chiaramente è collegato al discorso del cippato per la fabbrica del pellet, però sto pensando anche che come alternativa per produrre cippato posso sempre seminare pioppo, quindi se non dovessi avere diciamo, non dovessi avere al momento la necessità e le condizioni economiche per poter acquistare quell'area per fare la silvicoltura, quindi il terreno per fare, diciamo, silvicoltura, posso sempre seminare, ripeto, pioppo e fare del cippato da pioppo. Quindi più o meno avete capito che tutte queste produzioni vedranno prima o poi la luce senza troppi problemi.
Perfetto. Ragazzi, mi mancava tornare su questa mappa dove ci ho passato tante tante ore, ragazzi, e vi ho portato tanti tanti episodi. L'ho vista crescere, svilupparsi. Poi chiaramente ho dovuto attendere il nuovo aggiornamento e quindi ho dovuto rifare tutto, però l'ho chiaramente rifatto molto molto volentieri, perché alla luce dei nuovi aggiornamenti ne è valsa la pena, a mio modo di vedere. La mappa ha acquisito ulteriore freschezza e noto anche dai vari post su Facebook che è tornata ad essere giocata con tanto piacere, e ognuno la sta chiaramente personalizzando come vuole, ed è questo che io desidero in ogni mappa, che ognuno la personalizzi a proprio gusto, ma soprattutto la giochi e l'apprezzi per quello che questa mappa riesce a dare. È una cosa che vi suggerisco sempre, anche quello di dare 5 stelle al modder Nicky Mapper e apprezzare sempre gli sforzi che insieme a Marco, questi due modder, hanno chiaramente portato a hanno portato, diciamo, su questa mappa dei contenuti che renderanno questa mappa molto molto giocabile, molto ricca di tante cose da fare. Quindi secondo me hanno chiaramente colpito nel segno, e quindi secondo me hanno realizzato un prodotto che a livello di contenuto e a livello di dettaglio estetico è veramente una spanna sopra tante altre cose di già visto, ragazzi, ve lo assicuro. Quindi un applauso al modding italiano che ci regala sempre delle esclusive molto molto belle, ragazzi. E allora, nel frattempo che ci siamo fatti questa bella chiacchierata, io sto completando le ultime passate di mais verde sul campo 7. Finalmente potrò poi attendere con pazienza la crescita di questa nuova coltura, e poi andrò a trinciare. E quindi vedremo tanta pula e tanto insilato in trincea. La mia chiaramente curiosità è anche legata alla curiosità di questa nuova coltura multifruit presente qui su questa mappa. Al di là del lato pratico. Coltura che, a quanto ho sentito, è stata completamente texturizzata ex novo, quindi è un'altra chicca, diciamo, di questa mappa. Quindi è un mais verde che è stato completamente ridisegnato, quindi sono decisamente curioso di coltivarla, di seminarla e di vederla crescere, quindi vedere tutti i vari stadi di crescita, compresa la raccolta, eccetera, ragazzi, quando andrò poi a trinciare, ragazzi.
Perfetto. E allora faccio quest'ultima passata, ragazzi, e poi mi dirigo come di consueto, ragazzi, a Centrofarm per i saluti, perché chiaramente il tempo è volato via. Oggi comunque è stata una puntata, un episodio che ci tenevo a portarvi, perché ho un amore particolare verso questa mappa, perché mi è piaciuta fin da quando l'ho giocata, quindi ci tenevo tantissimo, tantissimo a riportarla sul canale il tempo che uscisse questo nuovo aggiornamento, che chiaramente lo sviscerassi un po' facendone dei test e mi riorganizzassi per poi riportarla sul canale, come ho fatto chiaramente. Quindi io direi adesso di parcheggiare questo TM con relativa piantatrice dell'Azurit qui sotto al capannone, spegnere tutto, anche le luci, e dirigermi per i saluti, ragazzi. Ragazzi, che dire, anche questo 23esimo episodio qui su Colline d'Italia finisce qui. Spero che vi sia piaciuto e come al solito mi invito sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un bel commento e lasciare pure un bel pollicione in su, che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e come sempre vi lascio i miei saluti, ragazzi. Ciao 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 ciao!